Parco d'ora per la quinta edizione di Adotta un cucciolo, ma in realtà è la settima con Edoardo Stoppa. Cosa ci puoi dire su questa iniziativa? Che è sempre un'iniziativa bellissima perché 7 anni consecutivi che io vengo qua, questo fa capire quale sia la volontà del parco commerciale, veramente di avere una giornata almeno durante l'anno in cui apriamo tutti gli animaletti, in cui parliamo di problemi legati agli animali, in cui vediamo delle bellissime esperienze legate al volontariato. Ci sono un sacco di associazioni, persone che vengono qua e noi siamo felici di partecipare perché è una giornata, come dico sempre, dedicata a tutta la famiglia, allargate, nella famiglia ci sono anche i nostri cagnolini, i nostri gatti, qualcuno si azzarda a portare anche il gatto e vengono con noi al parco ed è una bellissima giornata tutti assieme per parlare di animali, perché poi alla fine la finalità è quella. Abbiamo visto infatti tante associazioni di volontariato partecipare in queste giornate, perché non è la prima volta che veniamo a vedere una giornata così, e sono tutte persone legate in qualche modo al sociale. E tu sul sociale hai fatto tantissimo, infatti abbiamo visto tante tue iniziative, anche il noto programma televisivo, dove andavi sempre a denunciare, no? E anche a salvare un po'. Sei un po' il fratello degli animali. Da cosa nasce questa tua, insomma, affezione? Ma sono sempre stato legato al mondo, al pianeta e a chi lo popoli, lo dico sempre, perché io ad esempio ho un'associazione per i bambini e un'associazione per gli animali, quindi sono sempre queste tematiche che mi sono piaciute, interessate, il pianeta, con le persone che lo popolano. È nato questo amore fin da piccolo, ho avuto la possibilità di conoscere il pianeta, di viaggiare, questo mi ha creato un amore verso gli animali, verso tutto ciò che lo popola e che è bello. E c'è il rispetto, alla base di tutto c'è il rispetto, quindi vedi, quando vedi situazioni in cui manca questo rispetto bisogna intervenire. E mi sono specializzato sugli animali perché da sempre sono la mia grande passione. Sono contento di tutti gli anni che ho fatto a lottare, che continuo a fare creando servizi per gli animali, con le associazioni, sempre con queste giornate divulgative. E quindi continuo a farlo perché è la mia passione. Grazie Edoardo Stoppa da Bass Blog Torino. Grazie a voi.